Salve e benvenuti al Blue Monkey Languages. In questa lezione parleremo della casa, i suoi locali e gli arredi utili per viverci. Incominciamo. Ingresso o corridoio. Il primo ambiente che incontriamo subito oltre la porta è l'ingresso. Qui possiamo trovare, per esempio, un appendiabiti, un armadio per giacche e cappotti, uno specchio, un quadro. In alcuni casi non troviamo l'ingresso, ma abbiamo altre due opzioni. Una è un corridoio che conduce alle altre stanze, oppure si può accedere direttamente al salotto, che normalmente è la stanza più grande della casa. Salotto. Qui possiamo trovare un divano, una poltrona, la televisione, una libreria, lampada da terra, vaso con i fiori e un tappeto. Poi abbiamo la sala da pranzo. Qui possiamo trovare un tavolo, delle sedie e una credenza. Cucina. Nella cucina possiamo vedere una cucina a gas, un forno, frigorifero o comunemente detto frigo, il lavello e magari possiamo anche trovare un tavolo e delle sedie da cucina. Poi abbiamo la lavanderia. Qui troviamo lavatrice, tavola da stiro e ferro da stiro. Camera da letto. Qui possiamo trovare il letto, comodino, lampada da comodino, armadio, comò e magari uno specchio. Bagno. Qui troviamo lavandino, specchio, mobile da bagno, tazza del gabinetto o WC, bidet, doccia, vasca da bagno. Poi potremmo trovare un balcone o un giardino o una terrazza, dove normalmente troviamo tavolini, sedie da giardino, piante, fiori, alberi. E per ultimo il garage. Nel garage, dove normalmente teniamo la macchina, il motorino o la bicicletta. Molto bene, ora ripetiamo ancora una volta i locali della casa. Ingresso o corridoio, salotto, sala da pranzo, cucina, lavanderia, camera da letto, bagno, balcone, giardino, terrazza e per ultimo garage. Vi consiglio di riguardare questo video almeno un paio di volte, prendere appunti e ripetere e naturalmente non vi dimenticate di scaricare gli esercizi nel link qui sotto e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!